I beni comuni sono quei beni che se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti. È una griglia che aiuta a capire che, per esempio, l'ambiente, il territorio, l'aria, l'istruzione, la salute sono beni comuni materiali e immateriali, perché per esempio anche la legalità è un bene comune. I beni comuni sono beni che non sono né dello Stato né del singolo cittadino, ma di cui tutti godiamo. Sembra soltanto una questione di plurale e singolare, ma c'è una differenza fra il bene comune e i beni comuni. Il bene comune equivale a quello che potremmo chiamare interesse generale. Quando si fa qualcosa per il bene comune vuol dire che è qualche cosa che riguarda tutti indistintamente. Per esempio, non so, l'interesse alla tutela dell'ambiente è nel bene comune, e l'interesse alla sicurezza è nel bene comune. I beni comuni invece sono appunto un'altra cosa. Il territorio è un bene comune, la scuola è un bene comune, la cultura è un bene comune, la memoria collettiva è un bene comune. Il punto è che prendendosi cura dei beni comuni stiamo facendo il bene comune. D'altro canto, nella Costituzione, nell'articolo 118, ultimo comma, che è la base di tutto questo discorso che stiamo facendo, si dice che la Repubblica deve favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, tradotto per lo svolgimento di attività che sono nel bene comune. Quindi, quando gli studenti di una scuola, insieme con gli insegnanti e i genitori, si prendono cura della loro scuola, stanno facendo qualcosa che è di cura del bene comune scuola, ma è nell'interesse generale, cioè è per il bene comune. Ecco, il bene comune e l'interesse generale sono concetti astratti, sono difficili da definire, ma se uno si trova a fare qualcosa che è per il bene comune, se ne accorge, come se ne accorge. Bisogna che qualcuno si prenda cura dei beni comuni. Se non lo facciamo noi cittadini, non penso, almeno in Italia si è visto che non sono altri che se ne prendono cura, anche perché lo Stato non ha le risorse per farlo. E quindi l'idea è che i beni comuni sono quei beni di cui si prendono cura le comunità in cui quei beni sono presenti. Una piazza, una fontana, un teatro, una scuola, anche la scuola è un bene comune, materiale e immateriale. E prendersi cura dei beni comuni però non vuol dire rimediare alle inefficienze dell'amministrazione. Il punto è che quando noi ci prendiamo cura della piazza del nostro quartiere, non stiamo tappando buchi, noi ci stiamo riappropriando di quello che è nostro. E il tempo della delega è finito, diciamo, nel sito di Lapsus. Bisogna sentirci tutti responsabili del fatto che i beni comuni sono nostri e dalla qualità dei beni comuni dipende la qualità della nostra vita. Il grande sogno è un intero paese che si prende cura di se stesso. La scuola è un bene comune. È vero che in realtà è un bene pubblico, perché è un bene dello Stato o del Comune o della Provincia, ma è un bene comune nel senso che se la scuola viene arricchita, come dicevamo prima, tutti stiamo meglio. Una scuola che funzioni bene è una scuola che rende la società in cui viviamo migliore per tutti. Però la scuola è un bene comune molto particolare, perché è al tempo stesso un bene comune materiale, quindi l'edificio con gli spazi intorno, e un bene comune immateriale, e cioè le attività che si svolgono nella scuola, le attività didattiche, formative. Allora, per far capire in che senso un bene pubblico diventa un bene comune, faccio un esempio che riguarda una scuola che c'è a Roma, in cui da anni l'associazione genitori, tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 22, svolge 40 diverse attività, dall'insegnamento del cinese allo yoga. Bene, quella scuola dalle 8 alle 16 è un bene pubblico, dalle 16 alle 22 è un bene comune. Questo vuol dire che il bene comune non è tale in natura, lo diventa perché una comunità se ne prende cura. Certamente ci può essere un ruolo dell'educazione finanziaria nel prendersi cura di una scuola come bene comune. Per esempio, la scuola ha degli spazi che possono essere usati per produrre un reddito, grande o piccolo, che poi ritorna alla scuola. Non so, una grande terrazza dall'ultimo piano che si può usare per fare delle feste di compleanno, oppure la palestra stessa, di fatto già succede che alcune palestre vengono affittate, eccetera. Solo che il punto interessante qui è che si potrebbe immaginare di formare degli studenti degli ultimi anni delle superiori come gestori del bene comune scuola, in maniera tale che questi spazi e questi edifici producono un reddito che ritorna sulla scuola stessa.
In realtà è l'applicazione alla scuola di un concetto più generale, perché anche i beni comuni abbandonati potrebbero essere riutilizzati per l'interesse della comunità gestendo in maniera economicamente sostenibile. Però ecco, fare un esperimento nelle alcune scuole superiori in cui magari, non so, ex dirigenti, ex funzionari di banco, ex manager insegnano a studenti delle superiori a gestire questi spazi in modo tale da produrre un reddito, sarebbe utile per la scuola, darebbe a questi ragazzi una professionalità e tutto sommato appunto sarebbe un modo con cui questo bene comune, oltre a essere diciamo arricchito e curato perché è un bene comune, produce anche qualcosa di utile per la collettività. Thank you.